Amici, buonasera e benvenuti a tutti sul mio canale. Io sono Perla e ancora una volta vi intrattengo con un interattivo. Allora, andiamo avanti con la carrellata dei nostri segni zodiacali per quanto riguarda le previsioni per la prossima primavera estate. E questa sera è la volta dei ragazzi o delle ragazze che appartengono al segno del Cancro, cancerini e cancerine all'ascolto. Vediamo come sarà per voi la prossima primavera estate. Allora, consultiamo i tarocchi per una visione un po' generale su come saranno i prossimi mesi e poi vedremo un attimino nel particolare come andrà per l'amore. Apriamo la stessa con una carta degli angeli, vediamo con che cosa iniziamo, ragazzi o ragazze del Cancro. Pazienza. Questa situazione richiede una pausa di riflessione. Fai un bel respiro, confida nel tempismo degli angeli e rilassati. Quindi si presume che in questo periodo, ragazzi o ragazze del Cancro, è un periodo in cui dovete avere pazienza. Quindi aspettare ancora un po' per quello che avete in mente, perché qui vi dice una pausa di riflessione, quindi rilassatevi, abbiate pazienza, perché probabilmente quello che avete in mente ancora non è il momento che si avveri. Adesso capiamo bene a che cosa si riferisce, quindi pazienza. Vediamo un po' gli angeli a che cosa si riferiscono, quindi a che cosa si riferisce questo periodo di pazienza che dovete avere, ragazzi o ragazze del cancerini all'ascolto, cancerino, cancerine all'ascolto, che siete nati, praticamente voi siete nati in estate, perché il segno va dal 20-21 giugno al 20-21 luglio, quindi siete proprio, diciamo, siete nati nella prima parte dell'estate, quindi insomma è un periodo, il primo periodo insomma dell'estate, forse il periodo più bello dell'estate, quello in cui siete nati voi. Io adoro la prima parte dell'estate, per me la prima parte dell'estate è quella più bella, soprattutto per il mare, eh. Il mare è bellissimo in quel periodo lì, almeno quando io vado sempre in vacanza in quel periodo lì. Allora, vediamo un attimino, adoro il mare, adoro il mare, per me il mare è una potenza infinita. Allora, vediamo un attimino cosa ci dicono le carte per quanto riguarda questo periodo primavera estate. Allora, prendiamo 7 carte, da qua una, due, tre, quattro, cinque, sei, la prima e sette. Secondo mazzo abbiamo l'asso di bastoni. L'asso di bastoni è una bella carta, diciamo che è favorevole soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Il lavoro. Vediamo un attimino allora le carte cosa ci dicono partendo dalla prima. Forza, quindi la situazione per quanto riguarda la prossima primavera estate richiede che voi abbiate molta forza per affrontare quello che vi aspetta, quindi pazienza e forza. Vediamo di cosa stiamo parlando. Il re di spade, cavaliere di spade, scusate, cavaliere di spade. Il cavaliere di spade è una carta che porta sempre delle notizie, no? Quindi probabilmente arriveranno delle notizie. Vediamo però di cosa stiamo parlando. 9 di spade. Queste notizie non saranno molto belle, ragazzi o ragazze del Cancro. Perché vedete, c'è questo cavaliere che porta questo. Ecco perché vi dice che dovete avere forza per affrontare questa situazione e pazienza, perché arriverà questo cavaliere di spade che porterà delle notizie che non saranno
molto belli, quindi in primavera, quindi la prima parte di questo periodo non sarà bellissima, perché vedete che c'è il 9 di spade, c'è questa ragazza che si dispera, quindi arriveranno delle notizie non po poco allegre, diciamo, introdotte appunto da questo cavaliere di spade. Poi abbiamo il 3 di coppe. Il 3 di coppe è una carta che si riferisce all'amore, quindi diciamo che per quanto riguarda l'amore le cose andranno molto bene. Dopo l'amore lo approfondiremo con le carte proprio che riguardano l'amore. Poi abbiamo il 9 di denari. Il 9 di denari è una bella carta per quanto riguarda le finanze, quindi le finanze saranno buone. Infatti poi abbiamo anche il 3 di denari e il 4, quindi diciamo che l'ultima parte della, diciamo, durante l'estate le vostre finanze si arricchiranno di molto, perché sono uscite tre carte di denari una dietro l'altra. Quindi, allora, inizialmente la stessa si è aperta con, vi dice ragazzo o ragazza, che anche di avere pazienza e di avere forza, perché in primavera, quindi all'inizio, diciamo, di questo periodo, arriveranno delle notizie spiacevoli che dovrete affrontare, ok? Per quanto riguarda l'amore è tutto a posto, e dopo arriverà del denaro. Quindi vediamo di capire questa parte qua che riguarda, diciamo, queste carte di spade all'inizio, a che cosa si riferiscono, cioè che tipo di notizie brutte arriveranno. Lo vediamo con le carte queste modenesi, vediamo un attimino questo periodo qua, perché vi dice che appunto, diciamo, si apre, cioè ci sarà questa primavera un po'. Queste cattive notizie a che cosa si riferiscono? Perché abbiamo queste due carte di spade, vediamo se ci danno delle notizie in più su questa parte qua. Una volta sette carte, perché il resto lo vedo positivo. Vediamo perché. Ragazzi o ragazze che mi state guardando del Cancro, allora, le metto qui, così vediamo, così le mettiamo in modo che si riesce a vedere bene come possiamo associare queste carte a questo primo periodo qua. Sì, allora, le associamo a questa. Allora, la carta, la ragazza di spade, è un simbolo, diciamo, di persone malevoli che vi circondano. In particolare si riferiscono a una persona che, diciamo, vi è ostile. Quindi c'è una persona, una donna che vi è ostile perché è uscita al rovescio. Quindi questa persona, questa donna, di solito una persona, una donna, una ragazza, ostile. Quindi può essere anche diciamo, si può riferire anche a un periodo di cose poco piacevoli, di una situazione spiacevole. E si riferiscono appunto a questo periodo qua. Quindi probabilmente in primavera accadrà un qualcosa di spiacevole per voi ragazzi del Cancro, che riguarda in generale la vostra vita. È una cosa però praticamente che riguarda la prima parte, insomma, di questo, perché poi le carte sono buone, anche queste qua poi sono uscite buone. C'è solo questa carta che si riferisce a questa situazione qua. Ora tiro fuori le carte dell'amore, perché voglio vedere se questa situazione spiacevole si riferisce eventualmente all'amore oppure no, perché parla di un qualcosa di spiacevole, ma volevo capire per voi del Cancro, ragazzi e ragazze, se era un qualcosa che si riferiva all'amore o magari alla sfera familiare.
lavorativa, perché è un qualcosa di spiacevole. Temo però che sia qualcosa che si riferisce al lavoro, perché abbiamo i due bastoni a rovescio. Adesso lo appuriamo. Allora, velocemente, vediamo un po' le carte dell'amore, perché secondo me da queste carte la situazione sfavorevole qui all'inizio, in primavera, si riferisce al mondo del lavoro. Però voglio vedere le carte se le carte dell'amore sono così. Ovviamente voi potete essere single, come potete essere accoppiati, però in generale volevo capire se era una cosa che si riferiva all'amore o al lavoro, questa situazione spiacevole qua dell'inizio. Anche se da queste carte credo che sia un qualcosa che riguarda il lavoro, una persona sul lavoro che vi è ostile. Vediamo un attimino a cosa si riferisce. Prendiamo altre tre carte dell'amore, così vediamo se l'amore va bene. Effettivamente ne prendiamo delle altre. Allora, vediamo un attimo. No, allora no, allora l'amore va bene. Se voi avete una persona, la vostra situazione amorosa andrà avanti benissimo perché uscite dalla carta della passione, no? Quindi se già avete un partner che frequentate, la vostra situazione amorosa non sarà per nulla intaccata da nulla. Se invece siete single, conoscerete qualcuno. Quest'estate conoscerete qualcuno, quindi no. Allora, infatti immaginavo, la situazione spiacevole qui all'inizio, riguarda, una questione sul lavoro, quindi probabilmente questa pazienza e questa forza si riferiscono a una questione lavorativa. Quindi, ricapitolando, per voi del cancro, la situazione, primavera-estate andrà bene se per quanto riguarda il campo finanziario. Per quanto riguarda l'amore siete a posto, se avete qualcuno continuerete tranquillamente la vostra relazione e se state cercando qualcuno e siete single conoscerete qualcuno, verso luglio conoscerete qualcuno. La sezione specie si riferisce al lavoro. Sul lavoro c'è una persona che vi ostacola, c'è un qualcuno sul lavoro che vi sta rendendo la vita impossibile, che vi sta ostacolando. Non so se è una persona in sé che vi sta ostacolando oppure se magari avete litigato con qualcuno sul lavoro di particolare o se magari siete rimasti senza lavoro. Comunque questa situazione speciale riguarda il lavoro, di sicuro, perché le carte mi indicano questo. Per il resto andrà tutto bene. Quindi niente, per voi ragazzi del cancro questo è tutto. Se qualcuno di voi vuole rimanere a ascoltare anche le caratteristiche del segno del cancro, io continuo a parlarne. Per quelli che invece vogliono salutarmi qui, niente, saluto tutti e mi raccomando, se vi è piaciuta la stesa, lasciatemi un like per sostenere il canale e iscrivetevi. E niente, alla prossima. Ciao! Bene, per chi invece è rimasto a ascoltare le caratteristiche del cancro, vi dico qualcosa sul cancro. Allora, il cancro è un segno d'acqua. Le sue pietre portafortuna sono la pietra di luna, il rubino, lo smeraldo e la perla. Il cancro è un segno che reagisce d'istinto. Gli appartenenti al segno del cancro sono degli esseri molto intuitivi, spesso al limite della veggenza. Sono delle persone molto delicate, molto sentimentali, attenti e riservati, ma anche determinati, insicuri e testardi. Il cancro è un segno dolce, romantico ed affettuoso, sensibile e gentile, ha un fiuto particolare per riconoscere in ambito lavorativo le persone da dirigere. Tra i difetti principali del cancro c'è la lunaticità, la pigrizia, l'eccessiva suscettibilità,
e la tendenza a lamentarsi sempre e comunque. Non bisogna assolutamente scherzare con le persone del campo perché se la prendono e rimangono molto feriti. E infatti il cancro è anche una persona molto permalosa, che se gli fai un torto difficilmente se lo dimenticherà. La zona cancro è il segno femminile d'acqua, governata in assoluto dalla luna. Risulta essere lunatica, esageratamente intuitiva, coraggiosa, con una spiccata intelligenza e con una sensibilità fuori dal comune, che spesso potrebbe risultare un aspetto meno positivo, soprattutto per chi non sa cosa vuol dire il vero. L'uomo cancro è il più passionale e amorevole dello zodiaco e almeno lui non disdegna le coccole. L'uomo, nato sotto il segno del cancro, o vi ama o vi odia. Le zone grigie non sono contemplate. Fedele, passionale e sensibile, per voi ci sarà sempre, ma come tutti anche lui i suoi difetti. Bene, dopo queste chicche che riguardano il segno del cancro, io saluto anche quelli che sono rimasti ad ascoltarmi. Ricordo a tutti che quello che ho detto ovviamente potrebbe anche non corrispondervi, per cui se non vi corrisponde vuol dire che questa stessa non era per voi o che magari dovevate cogliere cogliere soltanto qualche messaggio in particolare. Perché dico sempre che se siete capitati a guardare questo video non è stato per caso, magari c'era comunque anche un piccolo messaggio per voi. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta. Un bacio dalla vostra Perla. Ciao!